Altre notizie. Il 22 gennaio il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, ha partecipato a Torino alla fiaccolata per il Giorno della Memoria. Organizzata dall'associazione Nessun Uomo è un'Isola, la fiaccolata è partita dalla lapide dell'ANED a Porta Nuova, che ricorda la partenza dei deportati verso i lager, e si è conclusa nella sede del museo dell'ex carcere Le Nuove. Ascoltiamo l'intervento del vicepresidente Roberto Placido. Un corteo che parte dal binario, dal luogo dove partivano i treni per i campi di sterminio per un viaggio senza ritorno, un corteo dal binario al carcere per non dimenticare, per ricordare quella grande tragedia. In ricordo dell'anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, il 26 gennaio è stata inaugurata al Museo Diffuso della Resistenza la mostra «Qui non ci sono bambini», con i disegni di Thomas Goebe. I disegni di un ragazzino prigioniero che per la prima volta vengono esposti in Italia spiegano meglio di qualunque parola il non senso di un campo di concentramento. La mostra, aperta fino al 13 maggio, è realizzata in collaborazione con il Comitato regionale Resistenza e Costituzione. Questa l'intervista al testimone Thomas Goebe. La prima impressione quando da giovane sono arrivato ad Auschwitz e il giorno dopo io mi sono accorto che non c'erano bambini. E allora, siccome parlavo bene il tedesco, sono andato da un ufficiale delle SS e gli ho detto: non sono al posto giusto qui, perché qui non ci sono bambini e dovreste trasferirmi in un campo dove ci sono dei bambini. Mi ha risposto: qui non ci sono bambini, e questo è rimasto anche il titolo del mio primo libro e di tutte le mie mostre.